stravolta così, la scritta sulla fascetta del libro mi era molto appropriata, no? Perché riporta una frase di Goffredo Fofi, dalla recensione sul Sole 24 Ore, dove Fofi dice: un Nobel ben meritato. Pochi, e su questo penso, Certo, pochi come non c'è lui dubbio. hanno saputo registrare e testimoniare con la scrittura la difficoltà di stare nel mondo. Sembra una banalità, però non È lo è. proprio, no, è, questo è Non lo proprio è. il tema più profondo di uno È scrittore a noi tutti notissimo, anche attraverso il cinema. Basta che vero? Eh sì. non solo la nostra generazione, ma anche chi è più giovane, ricordi il bellissimo film di Wenders. Gli angeli sopra Berlino, che vide una collaborazione tra il regista e Pedro Eh sì, Dante, perfetto. che sono grandi amici e che hanno collaborato anche Che in altre bello occasioni. veramente quel È film, veramente sì. di un lirismo assoluto. Bello, sì. Pedro Dante è un narratore, ma è curioso perché è un narratore lirico, è di grandissima poesia la sua narrazione. La ladra di frutta è già un titolo Sì, il poetico, titolo è molto Guanda, bello. Guanda editore. Ma lui Il l'ha titolo è già scritto. un titolo poetico. Questo è recente, Sì, no? è proprio l'ultimo. Mi sa che quando ha scritto il libro il premio Nobel gli era già arrivato, o più o meno, No, insomma. no, perché questo è uscito ora, quindi ovviamente lui l'ha consegnato Sì, vabbè, all'editore certo. prima Comunque, del non ha vinto il Nobel. Nobel per No, questo, comunque è però. interessante per il carattere, quello che lui ha detto quando gli hanno comunicato. In questa piccola frazione dove vive in Francia da molti anni, da Sì, 27 anni, vive in Francia perché cosa dice dell'Austria? Paese Dimmi un po' che dice. tanto piccolo quanto cattivo. Non se l'abbiano a male, No, beh, gli austriaci. perché è lui che lo Lui è dice. nato in Austria, in Sì, sì. Carinzia. La madre Sì. però era di origine serba e il rapporto con la madre è stato di una intensità fortissima, infatti la presenza, anche in questo libro, la presenza di una madre, ma comunque della figura Della figura femminile, femminile, sì, è che è infatti. lui, che è introiettata Sì, in lui. perché lui fa tutte le parti, Sì, in no? tutte le Cioè, parti. lui per Infatti noi di così questo dire. ne parliamo perché è una soluzione narrativa incredibile. Io non l'avevo mai vista la soluzione narrativa di questo tipo. E infatti, Mi è beh, sembrata senti, veramente non è notevole. un caso che gli hanno dato il premio Nobel. È vero pure che si discute sempre: ah, il premio Nobel lo danno a quello che magari non se lo merita, cioè, Sì, ma una qualità così alta di però, ispirazione poetica, insomma. di intensità introspettiva, di scrittura raffinatissima, ma è difficile da trovare. Io amo tanto Murakami, come i nostri, quelli che non ci seguono Che sanno tra bene, l'altro ma ci sono molte affinità tra i due. sì, tra cui una che voglio dire io, Sì. che hanno vinto tutti e due, Murakami e Peter Handke, a una distanza di qualche anno l'uno dall'altro, hanno vinto un premio letterario che è molto importante, che è il premio Kafka. Sì, infatti. È Questa è una cosa anche molto significativa, perché verissimo. c'è un C'è un rapporto fil rouge, sì. tra una scrittura come quella appunto di Handke e Kafka, il mondo kafkiano, che secondo me è rilevantissima e ha un impatto sulla contemporaneità enorme. E Assolutamente. questo stragiustifica il premio Nobel. Assolutamente. Là non possiamo entrare noi in questa nostra occasione di piacere di incontro con un libro straordinario nella polemica che ancora dura, No, però non si può però non si può ignorare, eh? negare, poi non si può negare che lui comunque sia un grande, che la sua sia una posizione esistenziale, politica di un altro tipo, perché c'è una sua dichiarazione che viene sempre riportata quando Sì. si Sì, fa un po' di ricerca su di lui e sul suo pensiero, no? Che è molto bella perché fa capire proprio perché lui sta in Francia e non sta in e non Austria, sta in perché ha Austria. così tanto sofferto della morte della mamma che è morta suicida quando lui aveva 19 Tra anni l'altro, sì. e della sofferenza della madre, no? Cosa vedeva nella Jugoslavia? Cosa vedeva? Ecco, c'è questa sua dichiarazione che leggo in breve, anche se è Sì, nota, vale la perché pena, fa sì. capire che cosa intendeva lui per la Jugoslavia e dovrebbe essere di monito per tutti noi questa Sì, dichiarazione. infatti. Ora, in questo momento in cui la crisi in Europa, proprio anche la crisi di identità e di appartenenza di tanti paesi, E compreso il sentiamo nostro, che dice. ahimè, Beh, compreso il allora, nostro, sì. per me la Jugoslavia era l'Europa, questo lo dice subito dopo i bombardamenti sui civili in Serbia. Per
Per me la Jugoslavia era l'Europa, la Jugoslavia, per quanto frammentata sia potuta essere, era il modello per l'Europa del futuro, non l'Europa come è adesso, la nostra Europa in un certo senso artificiale, con la sua zona di libero scambio, ma un posto in cui nazionalità diverse vivono mischiate l'una con l'altra, soprattutto come facevano i giovani in Jugoslavia, anche dopo la morte di Tito. Ecco, penso che quella sia l'Europa, per come io la vorrei. Pertanto in me l'immagine dell'Europa è stata distrutta dalla distruzione della Jugoslavia. Quindi si può capire la sua partecipazione emotiva, anche se lui è stato bollato come un reazionario. Certo, ma solo per questa sua... Alcuni giudici del premio Nobel, non mai detto l'altro giorno che si sono dimessi. Sì, ieri, ma forse anche per altre ragioni. Vabbè, ma comunque guarda, lasciamo per questa, perché tanto è una polemica forse no, più ma grande. Certo. Questo libro, io vorrei parlare di questo libro, mi rimanda. Ma proprio il rapporto a questo libro, sì, a che tutti diciamolo, a noi è sembrato un autentico capolavoro. Capolavoro assoluto, adesso, sembra le Metamorfosi di Ovidio. Oh, la cosa interessante è la risposta alla seguente domanda: ma La ladra di frutta, ma di che parla? È questo il punto, sì, è un libro che veramente assomiglia alle Metamorfosi di Ovidio, perché La ladra di frutta è un personaggio che fluttua tra i boschi, non si capisce se è vera o non è vera, è lui, è lo stesso protagonista. Certo. È lo stesso protagonista. Il racconto è tutto in prima persona, ma la prima persona appartiene all'inizio a un narratore che assomiglia a lui, perché sì, abita nella casa di campagna, vicino a Parigi, che a un certo punto sente l'impulso irrefrenabile di partire, di andare. Dove? Nei paraggi, a pochi chilometri. Questa letteratura è la letteratura del Wanderer. Del Wanderer, esatto. Il vagabondo, che è una parola tipicamente tedesca, della cultura tedesca. Ed è un tema tedesco. Ed è un tema grandissimo, cioè il fatto che io non racconto tanto una storia, la trama con l'inizio e la fine, un giallo, ma un thriller. Racconto il fatale andare. L'irranza. A questo proposito ti voglio dire che a me, leggendo questo libro e altre cose di Dante, è venuta in mente la figura di uno dei più grandi letterati del XX secolo, che è ben poco ricordato, ma molto da noi in Italia, e c'è Robert Walser. Certo. Questo Robert Walser, che è La passeggiata, che precede anche di almeno due generazioni, perché Robert anche Walser è nato nel 42. Walser è nato in Svizzera, perché era uno svizzero di lingua tedesca, nel 1878. Certo. Quindi, però c'è una definizione meravigliosa del libro della passeggiata e di altri libri di Walser, mi è venuto in mente anche per un motivo, perché quest'anno è il centenario della passeggiata di Robert Walser, perché il libro è uscito nel 1919 e il nostro sommo e venerato letterato maestro di tutti noi, almeno mio, cioè Musil, ha scritto una volta una frase famosissima, sempre citata, che dice: questo Walser è proprio un tipo di scrittore di carattere universale. Cioè, Franz Kafka, dice Musil, rientra in quella categoria, non il contrario. Certo. Cioè, non che Walser ci ricorda Kafka, ma Kafka ricorda Walser. E Walser ci ricorda tantissimo Pederanke. Cioè, la smania di raccontare legata alla smania del vagabondare. Cioè, quello che io racconto è semplicemente la perlustrazione del mondo che vengo fatto girando e sempre guardando me stesso. Per cui, tra l'altro, lo scrittore diventa tutti i personaggi. Tutti i personaggi. È una sorta di metamorfosi continua. Sì, cioè, parla di sé, ma sì, vede di un io vede che è un io universale. È un io universale. Che vaga per tre giorni in un'estate meravigliosa, senza una meta precisa, tra campi, arbusti, alberi. C'è una scena, ad esempio, incontrando personaggi di vario genere. Sì, perché è l'incontro poi il sale di questa c'è cosa. L'incontro che mi è piaciuto di più, anche date le mie simpatie, sì. È l'incontro con un gatto abbandonato che si era perso per 2 settimane, sì, ricercato dal padrone,
e che la ladra di frutta cosiddetta, sì, questo personaggio che sembra una ninfa dei boschi, ma lo è sostanzialmente, no? Ritrova, aveva prima incontrato il padrone che da giorni e giorni, quasi senza più voce, la chiamava il gatto, lo cercava, e poi incontra il gatto e lei glielo riconsegna. Ma è tutto fatto di episodi di questo genere, il libro, cioè di episodi che sembrano nulla, incontri per cui l'io narrante, che può essere la controfigura di Peter Handke, può essere la ladra dei frutti, può essere il giovane che a un certo punto si accompagna con lei, incontri che pongono un interrogativo, l'io narrante, l'io e il noi con cui questo io libro cerca di entrare in contatto, spaesato con grande difficoltà, perso in questo universo di sensazioni meravigliose estive, è un viaggio nell'estate di tre giorni. Che è poi la grande aspirazione dell'essere umano, a stare bene, a stare a proprio agio nell'esistenza. E non ci si può stare da fermi. E non ci si può stare da fermi, cioè la condizione sine qua non è l'attraversamento della scrittura stessa, della scrittura medesima. Questo rende questo scrittore è veramente una sorta di maestro. Poi appunto si possono condividere o non condividere le sue idee politiche. Lui peraltro parla dell'agio dello stare al mondo, ma è un uomo che viene dal disagio più totale, più terribile, più insuperabile. E d'altra parte, ma questa ladra di frutta voi, ma che frutta ruba? Che tipo questa? Non so, tipo sta pera? No, questo è un avocado. Ah, ecco, un avocado.